poi Pasqua. Tutto bene? Che lo fa Pasqua? La marcia. No? Ok, bravo Pasqua, ti stacca troppo. Questo come lo manteniamo? Ho trovato un accendino permanente nella mia tasca. Sì, ma non lo mi avete convinto. Dico, dobbiamo mantenere anche questa. Emanuela! Ehi! Non so come cosa, come cosa ho trovato. Un accendino dentro la mia tasca, non lo so il perché. Non è normale. Via, Giorgio! No, prendo un culo. Via! No! Che serve?
E dammelo a me. Vabbè, ti faccio io come ti porto. Allora buttiamolo, a me? Non esplodere. Certo, perché tu ti stavi bruciando l'altra volta. Non è che la no, io. No, aspetta, chi è che dice? No, io mi bruciago la cera. Sì, vabbè, pure mi metto un anch'io che comunque si ricorda. No, ma lì c'è da lei. Ma lo sa, ma la te. Ad Alessio! Dai, un coraggio! Infatti, ho capito! Grazie, mi stai sbagliando! Oh, scusa! Ad Alessio! Quella cammella può lì! Francesca ti chiama, la TV ti chiama. Ma quanto è zio? Allora, se vai a trovarsi nella congrega, fanno le altre. No, dove la mamma. Giovanni! Ti chiami? Pasquale. Ma che scritto, dove abiti? Io a Pasquale. No, no, attenzione. Ciao! Allontanati, se non sei. No! Thank you.
devi tenere in mano dopo. Perché non si toglie la cera praticamente. Non si tiene così. Sì, ma se lo vinto. Ma se lo vinto io faccio così. È così. Mamma, mo si pizzica, mamma, dai, dobbiamo andare a cena, mo si pizzica. Che orba, veramente. Allora, prendiamo questo. E ce l'ha da pochino. Ma vediamo pure quello. Certo. No, al contrario, ma tanto prende poco, io lo prendo poco. È il nostro simbolo al contrario. Dobbiamo scendere le scale, donna. Ci siamo tutti. Mamma mia, da bene. In teoria, sì. Guarda che bella candida. Mettiamoci qua di fronte, raga. Raga, mettiamoci qua di fronte. Raga, di qua. Di qua, ragazzi, dobbiamo scendere qua, oh. C'è il cestino. Angela, ti dai. Allora, ci giriamo da qua, raga. Due giovanotti che vogliono portare avanti la bandiera della Kiss. Avanti la bandiera della Kiss. Sì. Aspettate dalle scale. Così va bene. Le scale poi di là. Le scale di qua, poi dobbiamo scendere qua, poi a te. Ah. Io lo so il tragitto di qua. Anzi, no, la frase avanti. La bandiera dietro. Dietro, seconda fila. Seconda fila. Ok? Possiamo. Però devi starvi. Allora, sarà un momento. Allora, per incominciare, vogliamo dare inizio a questa terza edizione che viviamo insieme della marcia per la pace. Vogliamo, prendendo spunto da quello che è l'invito di Papa Francesco, essere artigiani di pace, ed è bello che qui siamo diverse età presenti, dai piccolini fino ai giovani, fino ai più grandi, tutti insieme per essere vicini a tutte le persone che soffrono a causa della guerra, soprattutto i bambini. Il Papa ci ha invitato in questo Natale, ma non solo a Natale, tutti i giorni, guardando il bambino di Betlemme. Noi come Faggiano siamo gemellati con Betlemme, guardando il bambino, pensare a tutti i bambini del mondo. Allora, ecco, vogliamo far sentire la nostra vicinanza e far sentire anche il messaggio: solo la pace, nient'altro. Ecco, è questo l'appello che parte da Faggiano, che parte dalla nostra comunità, che fa questo percorso di crescita umana alla luce del Vangelo per costruire un mondo di pace. Buon percorso a tutti. Con voi.
Dov'è? Angela, andare a vicino. Vabbè, possiamo fare semplicemente il ritornello di John Lennon. No, adesso dobbiamo fare il giro, dobbiamo fare dalla piazza al Aldo Moro. Sono queste le canzoni. Non fa niente, si stona allegramente. Mantenete la bella tirata la bandiera. Andate più avanti, va bene. Bravi, belli, così, sì. Grazie. Dove state?
Non credo, però sì. Sì. Sono belle. Sì, sì. Sì. Sì, era Rosale che stava aspettando. La candela è questa. 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 La candela è questa.
Andiamo! No, ma qua non c'è nessuno. Guarda qua. Vuole il terzo cibo, se uscire. Se no vuole il terzo cibo, uscire, vero? Vuole il terzo cibo? Sì. Madre da destra. Angela, la candela a me. Non ce l'hai. No, io ce l'ho. Io no, mi dai la tua. Giro, curva, sai, 50 minuti fa. Facciamo la curva. Anche se hai polmoni completamente pulito. Quanto è? Raffaella, la prima cosa che faccio è piccinomela le mani. Thank you.
c'è una tortuga? O questo o l'altro? Allora, quella specie di è, in realtà si chiama Sigma. E fa riferimento alla mitologia. Donna. Infatti. Io sono anni che ho fatto, la corsa. La corsa della pace. La corsa della pace, non la pace. Guarda, stai facendo un silenzio, una cosa. Ciao. Ho fatto buon anno? Sì, sì. Importante è il tuo. Grazie. Sì. Sì. Grazie. Sì. Sì. State attenti alla cera. Avete bisogno? Soccorso, soccorso. Vedi questo? No, al mercato gli antichi gridano di più, di meno. Vabbè, ma non è smarco. Grazie.
Allora, questa cosa è buona, quella è abitata. No, no, in silenzio voglio arrivare. Già si sta parlando troppo. Quanto io.
qui. Buonasera. Scritta al contrario. Girati, girati. Entriamo. Sì. Il nostro paese di Faggiano, essendo gemellato con Betlemme, ha questa vocazione alla pace, perché sappiamo tutti cosa rappresenta Betlemme. Betlemme rappresenta il luogo dove il Verbo di Dio si è fatto carne, un luogo caro a tante persone, ma Betlemme è anche un luogo molto vicino a Gerusalemme, e Gerusalemme nella sua etimologia ha proprio il termine Shalom, pace.
Betlemme vive uno dei più grandi paradossi odierni, ossia quello di essere attraversato da un muro. Nell'89, con la caduta del muro di Berlino, avevamo pensato che tutti i muri fossero caduti, i muri ideologici, i muri conflittuali, ma se è caduto un muro fatto di pietra, purtroppo a partire dal novembre di quell'89 tanti altri muri sono stati costruiti, soprattutto nei nostri cuori, perché ecco, abbiamo ancora in mente e davanti agli occhi tutte le guerre che sono venute dopo. Pensavamo che la caduta della cortina di ferro, la caduta di dei due blocchi fosse l'inizio di un tempo di pace, ma invece così non è stato. E abbiamo visto, ecco, anzi, ogni anno sempre di più l'incrementarsi dei conflitti e l'incrementarsi anche della spesa bellica, delle spese in armamenti. Noi, per essere uno Stato, una Repubblica che ha nell'undicesimo principio della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, come non solo in quanto tale, ma anche come soluzione dei conflitti internazionali. Ecco, il termine ripudia è un termine forte. Ripudia vuol dire non è che l'Italia semplicemente la sceglie come opzione, no, proprio la ripudia. Ripudia è un termine proprio giuridico, proprio forte. Però come controaltare, ecco, sono dati ultimi, l'Italia è tra i più grandi produttori al mondo di armi. Armi che vengono mandate in tante altre parti del mondo, armi che servono per far morire altre persone, per far morire altri bambini, e si sa che purtroppo l'industria di armi non va mai in crisi, anzi, l'industria di armi è sempre fiorente. E se pensate che uno dei più grandi paesi al mondo, come gli Stati Uniti d'America, non riesce a liberarsi di quel secondo emendamento, non riesce proprio, neanche quel fatto che tutti possono possedere le armi, che poi è una cosa che contagia anche tanti altri stati, perché si pensa che la sicurezza nasca dal possedere più armi. A me vengono sempre in mente le parole che pronunciò Eisenhower, presidente degli Stati Uniti d'America, che aveva conosciuto in prima persona il dramma della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, Eisenhower. Eisenhower, ecco, sul finire del suo mandato mise in guardia gli Stati Uniti, ma tutto il mondo intero, sul pericolo del bellicismo economico e dell'economia bellica, che sono il bellicismo e l'economia, si richiamano purtroppo a vicenda. Vi dicevo che Betlemme, che è il luogo dove è nato il principe della pace, è un luogo che è attraversato da un muro. Muro perché un popolo chiede giustamente sicurezza. Israele ha tutto il diritto di vivere al sicuro, ma è altrettanto vero che un popolo chiede di esistere. Quindi proprio di esistere.
E sappiamo bene che la Palestina non è riconosciuta da tutti gli stati del mondo. Addirittura si fanno fatica a usare alcune parole. Pensate che l'algoritmo dei social elimina alcuni post se ci sono delle parole sgradite a chi detiene i mezzi di comunicazione. Ecco quello che sta avvenendo, che avviene in diverse parti del mondo, non nasce nei giorni in cui, per esempio, Putin invade l'Ucraina o nel giorno in cui Hamas attacca il rave in Israele, ma sono dei conflitti che sono sotto gli occhi di tutti, neanche sotto la cenere, perché uno non può neanche dire che sono conflitti che sono sotto le ceneri e che di volta in volta vengono fuori. No, sono conflitti di cui noi ogni anno abbiamo rapporti delle Nazioni Unite, rapporti delle organizzazioni, Save the Children, Amnesty International, tutte le organizzazioni mondiali, che è lei quando ogni anno presentano un elenco dei conflitti presenti nel mondo, quindi sono sotto gli occhi di tutto. È solo che noi iniziamo ad occuparcene quando ci toccano in prima persona, quando vengono toccate le nostre tasche, quando vengono toccati i nostri interessi, e purtroppo non abbiamo mai un approccio giusto, ma purtroppo ultimamente abbiamo sempre un approccio da tifo da stadio, che non è mai l'approccio giusto, non è mai l'approccio giusto, perché in certe situazioni noi condanniamo tutti i terroristi, noi condanniamo tutti i crimini, ma tutte le morti sono uguali. Non esistono morti di serie A e morti di serie B. E concludo, io durante questo percorso ho chiesto più volte il silenzio, non perché mi dà fastidio il parlare. Il Papa il primo di gennaio, nella giornata mondiale della pace, ha chiesto a tutti, a cominciare da noi cristiani, ha chiesto di avere l'atteggiamento di Maria. Maria ascoltava, meditava, custodiva. Ascoltare, meditare e custodire. Per ascoltare devi fare silenzio. Perché? Le guerre fanno rumore. E non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E noi purtroppo, davanti a tante situazioni, a tanti conflitti, che non è solo nelle altre nazioni, a tanti conflitti che si consumano anche nelle nostre case, anche nei nostri paesi, persone che non si salutano, persone che non si guardano in faccia, noi semplicemente non li ascoltiamo, ci voltiamo dall'altra parte perché non sono fatti nostri, non ce ne frega niente. Io ho quel cartello sulla porta che non è un'originalità. Don Milani lo mise sulla sua porta della scuola di Barbiana, I care, mi sta a cuore. E quel motto era il motto dei giovani americani e lui diceva che era il contrario, era l'opposto del fascista me ne frego. Allora noi dobbiamo chiederci, ci sta a cuore questo mondo? Dobbiamo imparare ad ascoltarlo, dobbiamo imparare ad ascoltare le grida di sofferenza che molto spesso sono silenziose, perché ci sono alcune grida che vengono silenziate, ci sono alcune sofferenze, ci sono alcuni diritti di alcuni popoli che vengono silenziati. Oggi il Papa ha detto... le vittime palestinesi, israeliane, ucraine, russe, e poi ha nominato un popolo che non so manco io come si pronuncia, i Rohingya. Nessuno sa che cosa sta succedendo a questa popolazione. È una popolazione, è un'etnia che vive
ai margini della Birmania che sta fuggendo da un genocidio. Li stanno massacrando tutti perché oggi si ha paura del diverso. Si ha paura di chi parla una lingua diversa, di chi porta un colore della pelle diversa, di chi la pensa diversamente, di chi... Ecco, il diverso è visto come un nemico, è visto come un problema, è visto come un pericolo. Allora dobbiamo imparare ad ascoltare i segni dei tempi che chiedono da noi di meditare. Lo diceva Primo Levi, meditate. Lo dicevano quelli che tornavano dai campi di concentramento. Noi tra qualche giorno, nella giornata della Shoah, quel motto, meditate perché questo è stato, meditare. Meditare nasce dal silenzio, dall'ascolto e custodire. Maria faceva passare tutto dal suo cuore. Ecco, sarebbe bello che ogni situazione umana passasse dal nostro cuore, non tanto dalle nostre teste, perché quando passano dalle nostre teste facciamo troppa teoria e diventiamo tutti esperti di geopolitica, esperti di diritto internazionale, invece dobbiamo farle passare dal cuore. Ecco perché il Papa ha detto: quando vedete il bambino del presepe, ed ecco perché abbiamo concluso qui, tra l'altro quest'anno sono i 30 anni del presepe vivente, quindi io credo che quello che viene rappresentato qui deve essere un invito a quello che deve essere rappresentato, vissuto nella vita di ogni giorno. Ecco, Betlemme si trova in zona palestinese. Non dobbiamo vivere come gli insediamenti, dove non c'è rapporto. Voi immaginate se qui non ci fosse, per esempio, nelle varie capanne, non ci fosse rapporto tra una capanna e l'altra, non ci fosse dialogo tra una capanna e l'altra. Quale rappresentazione di Betlemme sarebbe? Nessuna. Invece il bambino che nasce, Gesù, crea queste relazioni nuove. Ma questo non è solo il messaggio cristiano, è contenuto in tutte le religioni del mondo. Anche chi non crede dovrebbe andare alla ricerca della, come diceva Don Torino, della convivialità delle differenze. Allora ecco, noi abbiamo fatto questa marcia, però ecco, il percorso della pace richiede quotidianità, quindi continuiamo questo percorso, un impegno che ci siamo presi, soprattutto per chi viene, che lo ha fatto tanti anni. Voglio ricordare l'impegno della Marcia della Pace che si svolge ogni anno, viene scelta una città in Italia, quest'anno è stata fatta a Gorizia, l'impegno che è stato fatto per tantissimi anni nel mio paese di Grottaglie, organizzato dai gesuiti, la Marcia per la Pace. Ecco, sarebbe bello che questo fosse un impegno di tutte le comunità, di tutte le realtà, impegnarsi a... ecco, a camminare insieme sulle strade della pace, ad avere sogni di pace. Lo dico soprattutto ai giovani, a non appiattirsi, a uscire dal torpore. A Don Tonino diceva: coltivate i sogni diuturni, cioè sogni che sono la mattina, la sera, la notte. Sognate. E poi Papa Francesco dice: percorrete la strada dei vostri sogni. Quando si smette di sognare, si smette anche di lottare per un mondo migliore. Allora, ecco, chiediamo al Signore davvero, e chiediamo davvero in nome della pace, in nome dell'umanità, chiediamo davvero che ci sia pace in tutto il mondo. Non è l'appello retorico, ma davvero che tacciano le armi e inizino a parlarsi le persone. Ringrazio Teletrio, che ci ha accompagnato in questo percorso, ringrazio chi ha dato una mano nell'organizzare il tutto, ringrazio i giovani che hanno fatto lo striscione, ringrazio i vigili urbani, la polizia locale che ci ha accompagnato per la sicurezza nel nostro percorso,
l'amministrazione per tutti i permessi che abbiamo avuto e ringrazio ciascuno e tutti, perché in questa serata sicuramente ognuno poteva stare a fare altro, invece ecco, abbiamo insieme scelto. Io credo che questa cosa si collochi bene anche nelle iniziative del presepe vivente, perché fare il presepe vivente non significa solo fare, significa anche mettere in pratica quello che Betlemme significa. Betlemme ha un significato chiaro, non possiamo esulare da quello che Betlemme significa, altrimenti sarebbe tradire quello che è il sogno di Dio, sarebbe tradire quello che è il sogno della pace e sarebbe tradire tante persone che magari da noi si aspettano un sussulto di pace per far capire ai nostri governanti, per far capire ai nostri a chi gestisce le nostre cose, ecco, che spendere in armi non è forse la cosa. Sì, arricchisce pochi, ma distrugge più vite umane. Quindi ecco, nelle coscienze dobbiamo lavorare, sulle coscienze, e tutti noi possiamo fare gesti concreti di pace, a cominciare dal vivere la pace nelle nostre case dove viviamo. Buona pace a tutti. Grazie. E buona serata. Buona serata. Tu sempre donna Francesca. Sì. Un avviso che volevo dare è semplicemente che domani la messa sarà alle 5 in parrocchia, poi alle 7:15 accoglieremo l'arcivescovo che arriverà davanti la scuola e poi verrà qui a visitare e a benedire il prelato. Domani mattina invece alle 11 saremo alla Chiesa Annunziata per portare tutti i regali che abbiamo raccolto, quindi vi chiedo, come non possiamo andare tutti quanti, vi chiedo alle 11 di dire una preghiera, perché non è il gesto di 2-3 persone che vanno, ma come ho detto a messa questa sera, è il gesto di una comunità, di zona e di tutta la comunità di Fatima, che porta un po' di sorriso, ecco, a famiglie e bambini che invece vivono in una persona. Buona serata. Ok, sulla strada, non proverete se